Bentornati a tutti, bentornati, terzo episodio e si va avanti, ma prima di cominciare, nei primi due episodi non ve l'ho chiesto, perché mi pareva troppo presto, ma adesso ve lo chiedo, se vi piace questo tipo di contenuti, se ve lo sentite, non c'è nessun obbligo, io lo chiedo proprio in maniera spassionata, iscrivetevi, attivate la campanella e spero che vi piaccia il contenuto. Se non vi piace, spero di potervelo far piacere in futuro. La forza dell'immaginazione. Andiamo avanti. Prima di tutto, è ovvio che la mia acqua balafrasca. Detto ciò, andiamo, carichiamo la partita. Eravamo rimasti che avevamo battuto, a quanto pare, il clone, il finto Radish, ci ha bugiardato tutti quanti. Quindi adesso la cosa che dobbiamo fare è arrivare a livello 4. Perché? Perché solo a livello 4, che è il livello massimo raggiungibile in questo scenario, noi possiamo affrontare Radish. Tuttavia, lo dobbiamo fare in modo intelligente. Quindi adesso ho caricato perché se no non arrivo alla fine della grotta. E torniamo a divertirci. Divertiamoci. Auto, fate voi. Mi fido, al massimo morirete. E ve lo devo dire, appena salvato. Che facciamo? Non ci fidiamo? Se riusciamo a uscire dalla caverna prima di notte, forse riusciamo ad arrivare anche ad affrontare Radish. Il vero. Ogni tanto mi vedete far così, è per scrocchiare il collo. La cervicale, caldo, freddo, freddo, caldo, adesso è un macello. Sono stanchissimo. Spero di non sbadigliarvi in faccia.
Bravo, così aggressivo. Senza paura di sbagliare. Fuori, siamo fuori dalla caverna. Meno male. Salviamo. Perché qua è un attimo, eh. Ricordatevelo. È una volta sola. Un attimo prima. Sei ancora bello forte. E l'attimo dopo vieni bugiardato dal nemico. Allora, primo, ci carichiamo. Magari. Ya, su. Un po' di... Bene. Siamo indietro come i meloni. Vendiamo un po' di oggetti che non servono. Gli oolong li teniamo perché possono tornare utili in questa fase. Ma non troppi, non esageriamo. Mai vendere un... Mai. Comprare. Ah, due kami li ho. Quindi io mi butto sul kame. E mi riempio. Perfetto. Fatto il rifornimento, risolviamo. Ho il terrore di perdere. Che brutta cosa, il terrore di perdere. Adoro quando non riesce a spazzarli via tutti. Una cosa deve fare una. Che non chiedo tanto. Avanti, su. Voi vi chiederete, o almeno io se fossi in voi mi chiederei, cosa sta facendo? Cerco di allenarmi contro dei mostri.
Non ci riesco perché scappano, ma soprattutto cerco di farlo vicino alla casa di Mr. Popo, perché a livello 4 ci devo salire quando combatto con i mostri dentro la casa. Se no, ci sono problemi. Forse c'è il rischio che non moriremo. Almeno non per mano di mostriciattoli inutili. Ci siamo quasi.
Dai paura? Faccio così paura? Tanto magari salviamo, perché... Ci ha ripensato quelli di prima. Dai, 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 dai.
Allora, ci siamo quasi, tuttavia il video dura già da più di 20 minuti. Posso sforare molto di più rispetto agli altri video che ho postato, gli altri episodi? Assolutamente no. Assolutamente no. Non si fa. Non si fa. Quindi salviamo. Atterriamo. Menu, salva di nuovo. Quindi, signori, l'altra volta ci ha preso per i fondelli Radis, mandando una copia al suo posto, pregandoci fondamentalmente. E adesso sono io che faccio lo sciocchino e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Oppure ci divertiamo. Ma io non ho voglia di perdere del tempo. Odio perdere tempo. Odio perdere tempo. Quindi, non abbiamo mica tempo da perdere noi, eh. Dai, dai.